Il 6 giugno 1944, prima dell'alba, tre divisioni aviotrasportate anglo-americane si preparavano al lancio sulle coste della Normandia. I paracadutisti furono i primi a giungere sul suolo francese occupato dai tedeschi. Poche ore dopo sarebbero stati seguiti da un massiccio contingente per dare inizio a una grandiosa offensiva. L'operazione Overlord era nata con l'obiettivo di liberare l'Europa nord-occidentale dai nazisti. Ma ebbe una doppia valenza. Dal punto di vista militare, segnò le sorti della Seconda Guerra Mondiale, infliggendo un grave colpo alla Germania. Sotto il profilo politico fu determinante nel definire la situazione geopolitica europea. Senza questo intervento alleato, infatti, l'Europa del dopoguerra sarebbe stata molto diversa. Anche dal punto di vista strategico-militare, lo sbarco in Normandia ebbe notevole importanza. Era la prima volta che un così gran numero di uomini e mezzi veniva trasportato oltreoceano e paracadutato in una zona in cui il nemico era ancora saldamente attestato. Prima da allora non era mai stato progettato un piano di quelle proporzioni. Nella notte tra il 5 e il 6 giugno 1944, nel quartier generale degli alleati, la tensione era altissima. Il generale Dwight Eisenhower temeva che l'operazione Overlord potesse trasformarsi in un disastro. La sera del 5 giugno si premunì facendo preparare due comunicati. Uno annunciava la riuscita dello sbarco, l'altro dava la notizia del suo fallimento. Ancora oggi si svolgono numerose commemorazioni in onore dei paracadutisti. Il loro apporto fu fondamentale per le truppe sbarcate in Normandia. Tra le lapidi c'è quella del soldato semplice Émile Courtel, uno dei primi caduti nell'imponente operazione in Nord Europa. Morì per liberare la cittadina di Ranville. Nella zona dello sbarco vennero paracadutate tre divisioni aviotrasportate, la 6ª divisione britannica e la 101esima e 82esima americane. I soldati trasportati mediante alianti e i paracadutisti avevano il compito di conquistare alcuni obiettivi strategici. Dovevano facilitare l'avanzata delle truppe nell'entroterra, evitando che i tedeschi mandassero rinforzi alle spiagge per contrastare lo sbarco. Alcuni ponti, ad esempio, vennero distrutti proprio perché i nemici non potessero utilizzarli. Lo sbarco in Normandia è stata la più imponente operazione militare combinata mai eseguita nella storia. Alla fine del D-Day, oltre 75.000 tra canadesi e inglesi e 57.000 americani erano riusciti a sbarcare su un ampio tratto di costa. I nomi in codice assegnati alle spiagge dello sbarco sono ormai diventati famosi. Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword. Durante il D-Day, circa 156.000 uomini sbarcarono dai mezzi navali, furono paracadutati o atterrarono con alianti sulle coste della Normandia. Gli alleati disponevano di 5 divisioni di fanteria, 3 brigate e 3 divisioni aviotrasportate. È molto più difficile, invece, valutare numericamente l'entità delle forze tedesche. Avevano comunque a disposizione 5 divisioni, di cui una corazzata e una brigata. Quindi le
truppe terrestri degli alleati erano di poco superiori a quelle nemiche. I tedeschi, d'altra parte, avevano previsto una possibile invasione dal mare. Per questo era stato progettato un imponente sistema di opere fortificate a difesa delle coste del Nord Europa. Hitler l'aveva chiamato Vallo Atlantico. I lavori per realizzarlo erano cominciati nel 1942, ma nel 1944 non erano stati ancora completati. Fortini e piazzole per i cannoni sorgevano qua e là lungo il litorale, ma non era stata ancora allestita una linea difensiva continua. Verso la fine del 1943, il generale Erwin Rommel era stato nominato personalmente dal Führer ispettore della difesa costiera. Uno degli elementi caratteristici del sistema difensivo ideato da Rommel consisteva nell'ampio uso di mine. Ne furono interrate alcune in mare lungo la fascia costiera fino a 800 metri dalla riva. Sulla spiaggia e nell'entroterra c'era poi un ulteriore sbarramento minato che si estendeva fino a 8 chilometri dalla costa. Un soldato tedesco racconta come venivano create le linee di difesa. Ci divisero in unità da combattimento. Alcuni furono mandati sul fronte orientale, altri, come nel mio caso, furono spostati in Francia. Dovevamo lavorare per potenziare il sistema difensivo costiero. Nelle spiagge e nelle zone allagate ci fecero piantare grossi tronchi d'albero, i cosiddetti asparagi di Rommel, che dovevano servire a ostacolare lo sbarco delle truppe o il lancio di paracadutisti. Inoltre ci fu ordinato di interrare un gran quantitativo di mine nelle zone idonee all'atterraggio. È stato calcolato che per creare un simile sbarramento su tutte le coste del Nord Europa sarebbero occorsi 200 milioni di mine. Rommel, ovviamente, aveva a disposizione mezzi più limitati, ma si vantava di poter rendere ogni spiaggia inattaccabile. Il punto debole del Vallo Atlantico era lo stesso della linea Maginot. Se il nemico riusciva a superare la barriera delle fortificazioni, allora tutte le armi e gli stratagemmi preparati per la difesa diventavano assolutamente inutili. È ovvio che una linea difensiva non può respingere completamente un assalto nemico. Al massimo può ritardarlo di 24 o 48 ore, consentendo di chiamare i rinforzi e organizzare un contrattacco. Quando gli alleati scelsero le spiagge dove effettuare lo sbarco, presero in considerazione solo quelle su cui potevano avere una copertura aerea. Venne esclusa l'ipotesi di un attacco all'Olanda perché sarebbe stato difficile impadronirsi di un porto. La scelta più ovvia era la zona di Calais, distante solo 39 chilometri da Dover e quindi facilmente raggiungibile dalle coste inglesi. Proprio per questo, però, i tedeschi si aspettavano un attacco in quella zona e vi avevano concentrato le difese più consistenti. L'unica alternativa possibile erano le spiagge della Normandia. Questa regione era più lontana dall'Inghilterra e i tedeschi non sospettavano uno sbarco su quelle coste. Era una zona raggiungibile dai caccia britannici e meno difesa di Calais. Inoltre, conquistando rapidamente la città di Cherbourg, gli alleati avrebbero avuto a disposizione un porto dove far giungere i rifornimenti necessari alle truppe. I rifornimenti sono fondamentali in guerra. Per rifornire l'imponente schieramento di forze impiegato in quell'operazione, era indispensabile disporre di un porto. All'inizio gli alleati potevano servirsi delle spiagge come punto d'appoggio per gli sbarchi, ma poi sarebbe stato necessario trovare una soluzione più stabile, una base per fare arrivare gli approvvigionamenti.
In qualità di comandante supremo, il generale Eisenhower stabilì il suo quartier generale a Bushey Park, nella periferia di Londra. Come collaboratori, scelse i migliori ufficiali britannici disponibili. Il maresciallo dell'aria Sir Arthur Teddar venne nominato vicecomandante supremo. Al maresciallo dell'aria Sir Trafford Lee Mallory fu affidato il comando delle forze aeree e all'ammiraglio Sir Bertram Ramsay quello delle forze navali. Le forze di terra destinate all'assalto anfibio furono poste al comando del generale Sir Bernard Montgomery, uno dei personaggi più popolari dell'alto comando alleato. Ben presto sorsero contrasti su come organizzare lo sbarco. Il piano iniziale prevedeva l'impiego di 3 divisioni. Dovevano prendere parte all'operazione circa 100.000 uomini. Ma il generale Montgomery riteneva che non sarebbero bastati. Occorrevano almeno 5 divisioni. Il piano definitivo per l'operazione Overlord prevedeva che le truppe inglesi e canadesi sbarcassero sulle coste orientali alla destra del canale di Caen. A quelle spiagge vennero assegnati i nomi Gold, Juno e Sword. Per proteggere il fianco sinistro dello schieramento inglese, il ponte sul canale doveva essere conquistato con un'audace operazione dei reparti aviotrasportati. Alle truppe statunitensi furono invece assegnate le coste occidentali alla sinistra del canale di Caen. Lo sbarco doveva avvenire su 2 spiagge, denominate in codice Omaha e Utah. Anche su questo lato, lo sbarco doveva essere protetto da un lancio di paracadutisti sulla cittadina di St. Mary Glise. Per tutto il 1943, gli alleati lavorarono al piano d'attacco in assoluta segretezza. Se i tedeschi avessero avuto sentore dell'operazione anche solo 48 ore prima, avrebbero immediatamente trasferito in Normandia tutte le truppe dislocate nella zona di Calais. Così lo sbarco sarebbe totalmente fallito. Venne predisposto un piano elaborato per far credere ai tedeschi che l'attacco sarebbe avvenuto a Calais. Furono persino intensificati i bombardamenti in quella zona. Non sapevamo di essere diretti in Normandia. Solo quando fummo a bordo della nave ci venne consegnata una busta sigillata con gli ordini. Dopo il fallimento dell'incursione di Dieppe del 1942, gli alleati decisero di progettare nuovi veicoli corazzati da assalto per attaccare il vallo Atlantico. Fu adattato il carro armato Churchill, sostituendo al cannone un mortaio da 290 mm a carica laterale, denominato Petard. Era in grado di sparare una carica esplosiva potentissima che i militari chiamavano pattumiera volante. Questo mezzo doveva servire a distruggere le fortificazioni in cemento. Per superare ostacoli come dighe e canali, venne sviluppata una variante del Churchill dotata di un ponte a trave con una campata di 9 metri. Per agevolare la marcia dei veicoli sulla sabbia, venne sviluppata un'altra variante del Churchill dotata di una bobina che consentiva di spianare il terreno. La bobina era un enorme rotolo di tela, rinforzata con stecche d'acciaio e avvolta mediante corti bracci attorno a un cilindro fissato sulla parte anteriore del carro armato. Quando il veicolo avanzava, la bobina si srotolava progressivamente sotto i cingoli, spianando il terreno dietro di sé. Furono realizzate anche 2 varianti del carro armato Sherman. Uno era il cosiddetto duplex drive, un mezzo corazzato anfibio. Era dotato di 2 piccole eliche e di uno schermo pieghevole di tela impermeabile attorno alla parte superiore dello scafo. Poteva scendere in acqua ad una certa distanza dalla spiaggia, raggiunta la quale poteva così neutralizzare le postazioni anticarro nemiche. Un'ulteriore variante dello Sherman veniva usata come carro sminatore.
Nella parte anteriore era montato un dispositivo dotato di 43 catene d'acciaio che percuotevano il terreno facendo esplodere eventuali mine interrate. Mentre gli alleati pianificavano le operazioni per lo sbarco, i tedeschi in Francia vivevano una situazione sempre più critica. In qualità di comandante in capo delle forze armate, Hitler curava ogni dettaglio dell'organizzazione delle truppe e aveva l'abitudine di tenere alcuni reparti scelti sotto il suo personale controllo. La situazione in Francia era piuttosto confusa. Teoricamente, il comandante supremo sul fronte occidentale era il feldmaresciallo Gerd von Rundstedt. Da lui dipendevano il gruppo di armate B schierato nel nord della Francia e in Belgio e il gruppo di armate G dislocato nel sud della Francia. Ma Rommel, comandante del gruppo di armate B, godeva del favore di Hitler ed era anche sovrintendente al sistema difensivo del Vallo Atlantico su tutta la zona costiera. Quindi la sua autorità non era minore di quella di von Rundstedt, anche se egli era un suo superiore. A complicare ulteriormente la situazione, nell'area affidata a Rommel operavano tre divisioni corazzate che formavano il cosiddetto Gruppo Corazzato Ovest. Si trattava di reparti scelti che costituivano la riserva tedesca e potevano essere impiegati solo su espresso ordine del Führer. Adolf Hitler credeva fermamente nella selezione naturale. Secondo lui era giusto che sopravvivessero solo gli elementi più forti. Egli gestiva secondo questi principi lo Stato e anche le forze armate. Le varie unità militari, infatti, non erano abituate a cooperare fra loro. Anzi, si trovavano spesso in competizione. Questo contribuì non poco alla sconfitta tedesca in Normandia. Rommel riteneva che per neutralizzare l'attacco bisognasse affrontare il nemico direttamente sulle spiagge, ricacciandolo in mare. Aveva pensato di dislocare i mezzi corazzati in prossimità del litorale, in modo da poter effettuare un rapido contrattacco. Von Rundstedt, invece, non condivideva questa strategia. Von Rundstedt aveva in mente strategie più tradizionali per rispondere all'offensiva degli alleati. Preferiva lasciare che sbarcassero e cominciassero a spingersi nell'entroterra. Lì sarebbe stato più facile circondarli e sconfiggerli in una battaglia campale. Per fare questo, i mezzi corazzati non dovevano essere schierati vicino alle spiagge, ma all'interno. Così, quando le truppe sbarcate avessero provato ad avanzare, i carri armati le avrebbero distrutte in massa. Rommel non condivideva questa impostazione. Sosteneva che, non potendo contare sulla superiorità aerea, era impossibile sperare di sconfiggere gli alleati in una battaglia campale. Senza un'adeguata copertura, i carri armati sarebbero stati distrutti dai bombardamenti aerei nemici ancor prima di giungere sulla costa. L'esercito tedesco dovette affrontare altri problemi oltre ai contrasti tra le alte sfere del comando. Le difficoltà incontrate sul fronte orientale spinsero Hitler a concentrare lì la maggior parte delle truppe. Molte divisioni inizialmente destinate al Vallo Atlantico furono inviate in Russia. Tra il 1941 e il 1944, quasi due terzi delle risorse belliche tedesche vennero impiegati nella guerra contro l'Unione Sovietica. Inoltre, le divisioni rimaste a difesa della costa atlantica erano le più deboli. In alcuni casi erano composte da truppe che in condizioni normali sarebbero state ritenute inadatte al servizio. Pochi dei reparti tedeschi in Normandia erano ben armati e addestrati. Per la maggior parte non avevano abbastanza uomini, erano male equipaggiati e privi di mezzi adeguati. Il 10% dei soldati del gruppo di armate B, comandato da Rommel, non era di origine tedesca.
Durante i combattimenti in Normandia, circa un quarto dei soldati impiegati sul fronte era composto da volontari provenienti dalle nazioni occupate durante il conflitto o prigionieri arruolati nell'esercito. Molti erano originari delle repubbliche asiatiche dell'Unione Sovietica. Durante gli scontri, questi uomini vennero mandati in prima linea come carne da macello. La decisione sul giorno in cui sferrare l'attacco spettava al comandante supremo delle forze alleate, il generale Eisenhower. Inizialmente la scelta era caduta sul 5 giugno, quando la marea sarebbe stata più favorevole alle operazioni. Durante lo sbarco, le truppe avrebbero potuto contare sul fuoco d'appoggio delle artiglierie navali dotate di un micidiale tiro di sbarramento. Erano in grado di colpire gli obiettivi nemici da una distanza di oltre 30 chilometri. Nei primi giorni delle operazioni in Normandia, la forza navale alleata era composta da 7 navi da battaglia, 27 incrociatori e 164 cacciatorpediniere. Cyril Thims era imbarcato su una delle navi che partecipò al bombardamento. A distanza di oltre 60 anni, conserva un ricordo molto vivo di quei momenti. Ci ordinarono di aprire il fuoco quando arrivammo al largo di Le Havre. L'obiettivo era la città di Caen, una trentina di chilometri nell'entroterra. Il tiro dell'artiglieria era controllato da un aereo da ricognizione che sorvolava la zona dietro la costa. Non so cosa pensarono i tedeschi. Di sicuro le prime esplosioni li colsero completamente di sorpresa. Per quanto riguarda le forze aeree, gli alleati erano nettamente superiori ai tedeschi. Fin dal mese di aprile avevano effettuato in territorio francese incessanti bombardamenti su vari obiettivi, fra cui ponti e scali ferroviari. Durante il D-Day, gli oltre 5.000 caccia alleati non ebbero difficoltà a contrastare i 119 caccia tedeschi disponibili nell'area, essendo in superiorità numerica di 50 a 1. Inoltre, i Typhoon alleati, armati di razzi anticarro, fornirono un'ottima copertura alle truppe di terra, tenendo sotto tiro il litorale e intervenendo contro qualunque movimento sospetto. A mezzogiorno del 6 giugno, i caccia alleati avevano già fiaccato la resistenza tedesca ed esaurito gli obiettivi da colpire. La superiorità dell'aviazione alleata fu determinante nel corso dei combattimenti. I rinforzi tedeschi, infatti, giunsero con molto ritardo. Quando i tedeschi si resero conto che l'attacco era stato sferrato in Normandia e non a Calais, si mobilitarono per trasferire in quella zona le loro divisioni corazzate. La superiorità aerea degli alleati ostacolò sicuramente gli spostamenti. I tedeschi furono costretti a far muovere truppe e mezzi di notte per non essere colpiti dai caccia americani e inglesi con le loro armi anticarro. Ricordo una volta che uscimmo in perlustrazione. All'incrocio fra una strada e la ferrovia, incontrammo 4 carri armati tedeschi messi fuori uso dai Typhoon. Viaggiavano seguendo i binari ed erano molto malconci. I nostri aerei avevano armi formidabili. Quando li vedevamo passare in cielo, applaudivamo. I veicoli militari tedeschi venivano spesso mimetizzati con rami e fogliame per cercare di nascondersi ai ricognitori alleati. I soldati scrutavano continuamente il cielo per avvistare i cacciabombardieri. Gli spostamenti erano diventati molto pericolosi. Ein Feindverband ist durch den Luftspeer gemeldet. Nonostante la mancanza di rinforzi e lo svantaggio nella copertura aerea, le truppe tedesche avevano maturato una maggiore esperienza bellica sul campo rispetto agli alleati. Durante gli scontri, molte divisioni corazzate poterono contare su gruppi di soldati agguerriti, esperti e temprati da un conflitto che durava ormai da 4 anni.
La freddezza e l'esperienza acquisite furono molto utili ai tedeschi nel corso dei combattimenti. Tra le unità migliori c'erano la prima divisione corazzata SS Leibstandarte Adolf Hitler e la divisione corazzata Panzerlehr. La Leibstandarte Adolf Hitler era una divisione corazzata. Come tutte le unità delle SS, era composta da truppe scelte ed era dotata di ottimi equipaggiamenti. Le SS avevano una gerarchia autonoma. Il loro capo, Heinrich Himmler, era un fedelissimo di Hitler ed era molto potente. Per questo motivo, rispetto agli altri reparti dell'esercito, le divisioni SS avevano a disposizione i soldati migliori, ottimi mezzi corazzati e abbondanti rifornimenti di carburante e viveri. Le unità corazzate tedesche impiegate in Normandia erano molto efficienti. La divisione Panzerlehr, in particolare, era un'eccellente formazione da combattimento. Disponeva di circa 200 carri armati, fra cui i moderni Panther, che erano qualitativamente superiori ai mezzi in dotazione agli alleati. Gli uomini, inoltre, provenivano in gran parte da centri di addestramento. Erano ufficiali e sottufficiali che avevano maturato una lunga esperienza di guerra, quindi molto affidabili. Sul fronte francese venne chiamata anche la Gioventù Hitleriana, un gruppo formato da ragazzi fino ai 18 anni, educati a essere fedeli e obbedienti all'ideologia nazista. Con il procedere della guerra, la Gioventù Hitleriana aveva assunto funzioni militari. Tra le sue fila furono reclutati molti membri della 12ª Divisione Corazzata SS Hitlerjugend. Questa divenne particolarmente temuta, proprio perché composta da giovani fanatici e spietati. Erano ragazzi di 16 o 17 anni, incoscienti e spavaldi, che fin da bambini erano stati educati all'obbedienza assoluta e combattevano senza pietà contro il nemico, in nome di Hitler e della Germania nazista. Uno dei punti di forza dell'esercito tedesco era costituito dai carri armati, nettamente superiori a quelli dei loro avversari. Gli equipaggi destinati alle unità corazzate erano sempre molto esperti. Alcuni avevano combattuto a lungo sul fronte russo. I carri Tiger, Panther e i nuovi Königstiger potevano colpire a distanze superiori rispetto ai mezzi corazzati alleati. I tedeschi avevano una lunga tradizione ingegneristica e i loro carri armati erano molto validi sotto il profilo tecnico. Nel 1944 molti di essi avevano in dotazione cannoni a tiro rapido da 88 mm in grado di perforare facilmente la corazza dei mezzi avversari. I soldati inglesi, durante la Seconda Guerra Mondiale, ebbero non pochi problemi a causa dei carri armati. Molti veterani oggi raccontano di come la corazza dei loro mezzi venisse perforata molto facilmente. Alcuni ex combattenti sostengono persino che i costruttori inglesi che hanno ricevuto delle onorificenze al termine della guerra dovrebbero restituirle. Il 1 giugno del 1944 si tenne una riunione tra gli alleati per discutere sul bollettino meteorologico in vista del D-Day. Le previsioni non erano buone. In effetti, nei successivi tre giorni il tempo peggiorò. Dopo attente valutazioni, si prese la decisione di rimandare l'invasione al 6 giugno. Un pilota di mezzi anfibi ricorda l'incertezza di quelle ore. Ci fecero imbarcare con un paio di giornate di anticipo. Così restammo sulle motozattere per due giorni. Poi ci dissero che a causa del maltempo l'operazione era stata rimandata. Sulla Manica i dragamine ci scortarono fino alle coste francesi. Probabilmente siamo rimasti sul battello almeno 24 ore.
il tempo necessario per la traversata, dato che la Normandia dista circa 100 miglia da Southampton. Nella zona assegnata agli inglesi, l'attacco doveva iniziare alle 7:25 del mattino. Nel settore occidentale, invece, le forze americane dovevano entrare in azione 50 minuti prima, alle 6:35. Nelle primissime ore del mattino, 750 bombardieri pesanti effettuarono una massiccia incursione per indebolire le difese tedesche lungo la costa normanna. Gli incendi provocati dai bombardamenti servirono da segnalazione per le navi alleate in arrivo. Poco prima che iniziasse lo sbarco, venne portato a termine un altro attacco aereo. Gli americani impiegarono i loro bombardieri pesanti, i B-17, chiamati fortezze volanti, e i Liberator. Sulle spiagge furono sganciate 2.000 tonnellate di bombe. Senza la copertura aerea della Luftwaffe, i tedeschi erano completamente privi di difesa. Alcuni soldati, presi dallo sconforto, preferirono arrendersi immediatamente agli alleati, come racconta un veterano tedesco. Ci fu un pesante attacco aereo. Le fortezze volanti americane erano 1500, mentre non si vedeva nemmeno un aereo tedesco. Con una buona dose di coraggio e un esercito ben addestrato, si può riuscire a battere il nemico, anche se in inferiorità numerica. Ma quando la sproporzione tra le forze è enorme, non c'è nulla da fare. Per questo decisi di arrendermi. Fu terribile. Sentivo che era un disonore, ma la paura di essere colpito dai bombardamenti era più forte. In una situazione tanto critica, le truppe tedesche si trovarono prive dei loro comandanti. Il generale Friedrich Dohlmann, comandante della Settima Armata, il 6 giugno stava partecipando a una riunione strategica, mentre Rommel, suo diretto superiore, aveva scelto lo stesso periodo per trascorrere qualche giorno in licenza. Inoltre, il gruppo corazzato Ovest poteva muoversi solo per ordine dello stesso Hitler. Per una serie di coincidenze, solo la 21esima divisione corazzata intervenne prontamente per contrastare lo sbarco alleato. I migliori reparti corazzati tedeschi presenti in Francia erano agli ordini del Führer. Era noto che al dittatore non piaceva essere svegliato nel cuore della notte. Così, quando iniziò l'attacco degli alleati, nessuno osò disturbare Hitler per chiedergli il permesso di impiegare quelle divisioni di riserva. È per questo che i tedeschi non riuscirono a intervenire al momento giusto. Alle incursioni aeree seguì un bombardamento navale. I cacciatorpediniere inglesi classe Hunt si portarono sotto costa per neutralizzare le batterie non ancora distrutte. L'attacco finale prima dello sbarco venne affidato ad unità navali dotate di lanciarazzi. Le truppe alleate dovettero comunque affrontare parecchi imprevisti. Le pessime condizioni del tempo ostacolarono gli sbarchi lungo gli 80 chilometri di costa. Inoltre, i tedeschi sopravvissuti ai bombardamenti opposero un'accanita resistenza. I combattimenti più aspri si svolsero lungo le spiagge assegnate agli americani, in particolare a Omaha. Fin dall'inizio, le truppe incontrarono grandi difficoltà. I reggimenti impiegati in questa zona, il 16° della prima divisione di fanteria e il 116° della 29esima divisione di fanteria, dovettero affrontare il mare in tempesta. Mentre avanzavano, le mine e le difese predisposte dai tedeschi facevano affondare i mezzi da sbarco. Sballottati dalle onde e colpiti dalle granate nemiche, solo due dei 24 carri anfibi calati in mare riuscirono a raggiungere la spiaggia. I carri armati anfibi, i cosiddetti Duplex Drive, furono l'insuccesso più eclatante.
Lungo le spiagge assegnate agli americani, questi mezzi vennero calati in acqua troppo al largo, col mare agitato e il vento al traverso. Così andarono perduti molti uomini e mezzi. Inoltre, per una delle tante fatalità che caratterizzarono il D-Day, gli americani dovettero affrontare a Omaha una resistenza molto più tenace e violenta rispetto alle truppe sbarcate sulle altre spiagge. Lo sbarco sulla spiaggia di Omaha era sicuramente il più difficile. Lungo la costa normanna, i tedeschi avevano schierato per lo più truppe inesperte e poco addestrate. Quella zona, invece, era presidiata da un'unità composta da veterani, la 352esima Divisione di Fanteria. Era costituita da truppe scelte che avevano combattuto sul fronte orientale ed erano state poi trasferite in Normandia per riorganizzarsi, dato che quella era considerata una zona tranquilla. Sempre per un caso fortuito, il giorno dello sbarco ad Omaha, i tedeschi stavano conducendo un'esercitazione che consisteva proprio nel respingere un ipotetico attacco congiunto degli alleati. I soldati vennero calati sui mezzi da sbarco al largo, a circa 12 miglia dalla costa. Rimasero per quasi 3 ore sulle moto zattere. Molti soffrivano il mal di mare ed erano anche molto impauriti. I tedeschi erano appostati sulle scogliere dietro la spiaggia, ma non spararono un colpo fino a quando i mezzi da sbarco, colmi di soldati, raggiunsero la riva. Solo allora aprirono il fuoco. Le truppe americane dovettero subito affrontare combattimenti molto duri e faticarono a conquistare posizioni. Verso mezzogiorno, la battaglia sulla spiaggia Omaha aveva preso una pessima piega. Dalla sua nave, il generale Omar Bradley fu sul punto di sospendere le operazioni. Se l'avesse fatto, si sarebbe creata una pericolosa interruzione nel fronte di invasione tra la spiaggia Utah e i settori orientali occupati dagli anglo-canadesi. Alla fine, 2 cacciatorpediniere inglesi accorsero in aiuto e bombardarono le postazioni tedesche. Le truppe americane poterono così spingersi oltre la spiaggia. Ma la vittoria era stata ottenuta a caro prezzo. Si contarono oltre 2.500 fra morti, feriti e dispersi. Nel settore all'estremità occidentale dell'area di sbarco, la spiaggia Utah, gli americani avanzarono con maggior facilità. All'inizio, però, alcuni incidenti rischiarono di compromettere la buona riuscita dell'azione. Le centinaia di moto zattere che navigavano verso la costa, protette da una cortina di fumo, dovevano essere scortate dal pattugliatore PC-1176. Purtroppo, il mezzo saltò su una mina e andò perduto. Un altro pattugliatore proseguì verso riva, ma i mezzi da sbarco furono spinti fuori rotta dalla corrente, 2 chilometri più a sud del punto stabilito. Questo contrattempo si rivelò però un elemento favorevole. Il generale di brigata Theodore Roosevelt Jr., figlio del presidente americano, capì subito di essere sbarcato in una zona molto meno difesa di quella che gli era stata assegnata secondo i piani. Egli incitò i soldati ad avanzare il più rapidamente possibile verso riva, superando la debole resistenza tedesca. La 4ª divisione di fanteria sbarcò a Utah. In particolare, l'8º e il 22º reggimento subirono pochissime perdite. Le truppe avanzarono nell'entroterra e riuscirono a raggiungere la 101esima divisione aviotrasportata con perdite contenute, 257 uomini fra morti, feriti e dispersi. Le truppe aviotrasportate si trovavano in difficoltà e attendevano con ansia i rinforzi. Rommel, infatti, aveva ordinato di allagare le aree idonee al lancio di paracadutisti. Le truppe aviotrasportate erano dotate di equipaggiamenti molto pesanti. Molti dei paracadutisti che atterrarono nelle paludi del Cotentin
annegarono, sprofondando con le loro pesanti attrezzature nelle zone allagate. Altri rimasero dispersi nelle campagne e non riuscirono a raggiungere i loro compagni. Le aree idonee al lancio di paracadutisti erano state anche disseminate di mine antiuomo, che provocarono numerose perdite fra gli americani. Intanto, anche le truppe anglo-canadesi avevano intrapreso le operazioni di sbarco. Nel settore centrale della spiaggia Gold dovettero affrontare la 716ª divisione di fanteria tedesca, numericamente inferiore agli alleati e male equipaggiata. In un altro settore, le truppe britanniche della 231ª e della 69ª brigata incontrarono invece la tenace resistenza della 352ª divisione di fanteria tedesca. Alcuni tedeschi erano sfuggiti al poderoso bombardamento alleato, nascondendosi nei fortini dotati di rifugi sotterranei scavati a grande profondità. In molte zone, i soldati sbarcati dovettero avanzare sulle spiagge sotto il fuoco nemico. Nel pomeriggio, le ultime sacche di resistenza tedesche furono via via eliminate sotto i colpi dell'artiglieria alleata. Per assicurarsi una salda testa di ponte sulla spiaggia Gold, gli inglesi impiegarono tutta la giornata. Verso sera riuscirono ad avanzare nell'entroterra per circa 8 chilometri. Al largo della spiaggia Juno, una secca provocò un ritardo di 10 minuti negli sbarchi della 7ª e 8ª brigata della 3ª divisione di fanteria canadese. Il mare in tempesta scaraventò i soldati a riva. La spiaggia, a causa dell'alta marea, si era notevolmente ridotta. Rocce e scogli che affioravano dall'acqua erano un grave pericolo per i mezzi da sbarco, molti dei quali affondarono. Dopo un duro scontro con il 736esimo reggimento granatieri tedesco, i canadesi riuscirono ad avanzare. Nel pomeriggio, la 3ª divisione di fanteria canadese riuscì a rafforzare le sue posizioni. Durante il D-Day fui assegnato alla 3ª divisione di fanteria canadese con il compito di sbarcare le truppe a Juno. Mentre ci avvicinavamo alla spiaggia, vedemmo i corpi di molti soldati che avevano tentato di raggiungere la riva, ma non ce l'avevano fatta. Quando arrivammo sul litorale, trovammo ancora molti cadaveri rimasti abbandonati sulla sabbia. Riuscimmo a spostarne alcuni e a portarli via, ma molti altri fummo costretti a travolgerli. Una volta conquistati tutti gli obiettivi, nel tardo pomeriggio sbarcarono a Juno le truppe scelte della 7ª divisione corazzata inglese, i famosi Desert Rats, i topi del deserto. A Sword, gli sbarchi furono preceduti da un'azione degli inglesi, il famoso scontro presso il ponte Pegasus. Gli alleati decisero di far atterrare i paracadutisti e le truppe aviotrasportate direttamente sul ponte Pegasus per conquistarlo. Era un obiettivo importante per impedire ai tedeschi di far giungere i rinforzi da sud-est attraversando il fiume Horn. I paracadutisti che si erano lanciati e combattevano sul fianco dello schieramento avevano bisogno di rinforzi. Per far giungere uomini e rifornimenti era indispensabile conquistare il ponte senza distruggerlo. Le truppe giunte via mare dovevano attraversarlo per penetrare nell'entroterra. I reparti della 6ª divisione aviotrasportata riuscirono a fare atterrare i loro alianti quasi sopra il ponte. Scesero sulla sponda destra, vicinissimi al punto stabilito, e si impadronirono facilmente dell'obiettivo.
Così, quando i tedeschi cominciarono il contrattacco, gli inglesi si erano già saldamente attestati sul ponte e riuscirono a proteggere il fianco sinistro dello schieramento. L'ottava brigata della terza divisione inglese sbarcò sulla spiaggia Sword, dove la situazione era molto confusa. Avrebbe dovuto unirsi alla sesta divisione aviotrasportata presso il ponte Pegasus, avanzare nell'entroterra per altri 16 chilometri e conquistare la città di Caen. Questo obiettivo avrebbe dovuto essere conseguito nella prima giornata di combattimenti. L'avanzata, però, fu rallentata dal gran numero di uomini e mezzi corazzati che affollavano le spiagge in attesa di proseguire la marcia verso l'interno. La tenace resistenza tedesca intralciò ulteriormente gli alleati, che dovettero scontrarsi anche con la 21esima divisione corazzata. Non era uno scontro previsto, poiché i servizi segreti anglo-americani pensavano si trovasse in un'altra zona della Normandia. Durante il D-Day, la 21esima divisione corazzata era l'unica unità di riserva che i tedeschi riuscirono a impiegare. Il suo potenziale offensivo era notevole. Il contrattacco, però, fu pianificato male. Gli ordini vennero revocati più volte e fu scelto uno schieramento poco razionale. Gli attacchi sferrati dai tedeschi durante il pomeriggio e nelle prime ore della sera si rivelarono poco efficaci, deboli e discontinui. Tuttavia, alcuni reparti della 21esima divisione corazzata riuscirono a sfruttare un varco tra le linee nemiche e verso le 7 di sera raggiunsero la costa presso Lyon-sur-Mer. Ma le truppe tedesche non ricevettero rinforzi e furono perciò costrette a ripiegare, attestandosi a nord di Caen. Nei combattimenti del 6 giugno, la divisione perse il 25% dei carri armati, ma il peggio doveva ancora venire. La città di Caen era uno degli obiettivi degli alleati per il giorno dello sbarco. I tedeschi la difesero strenuamente fino al 19 luglio. Ma lo scopo principale del D-Day era stato raggiunto. Le truppe alleate avevano aperto il secondo fronte, iniziando l'avanzata che le avrebbe condotte fino a Berlino.